Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. La produzione industriale italiana torna a salire. Mose, Letta, mai richieste, né versamenti. Firenze, ordigno contro una sede del PD. Buone notizie per la produzione industriale italiana che torna a salire con un aumento dell'1,6 su base annua, lo rileva l'Istat. Si tratta del rialzo annuo maggiore dall'agosto del 2011, meglio di tutti il metallurgico e l'alimentare. L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta replica alle indiscrezioni di stampa che lo vedono tirato in ballo nella vicenda del Mose. Ci vuole proprio molta fantasia per trasformare un normale e doveroso contatto istituzionale in una richiesta o peggio in un versamento. Io corretto e trasparente, dice Letta. Un ordigno è esploso la scorsa notte all'interno del cortile del palazzo dove si trova la sede del PD a Firenze. Pochi i danni materiali, ma si sottolinea la portata del gesto. Gesto vigliacco, dice il sindaco di Firenze, Nardella. Slitta domani l'incontro inizialmente in programma nella tarda mattinata di oggi tra governo e sindacati sugli esuberi in Alitalia. La riunione è stata convocata per affrontare il nodo relativo all'occupazione nell'ambito dell'accordo tra la compagnia italiana ed Etihad. Operazione dei carabinieri del NAS in tutta Italia sull'illecita commercializzazione di bovini. I militari hanno scoperto capi infetti con marchi contraffatti. I bovini erano dichiarati falsamente di razza pregiata per trarne indebiti profitti, 78 decreti di perquisizione e sequestro. Rimane alta la tensione in Ucraina, dove il presidente Poroshenko ha ordinato la creazione di corridoi umanitari per i civili che vogliono lasciare le zone di scontro fra l'autorità centrale e i separatisti. Le forze dell'ordine forniranno ogni aiuto per il trasporto dei civili e la somministrazione di cibo, acqua e medicinali. L'ondata di caldo che avvolge il paese sta entrando nella sua fase clou, con temperature da solleone e picchi anche di 34-35 gradi. Si tratta di una situazione sui generis per la prima decade di giugno. Dalla fine settimana però arriverà dal nord un primo break che porterà piogge e temporali.